Vai. Uno, due, tre, via. Siamo qui al termine del corso sulla comunicazione empatica consapevole che abbiamo avuto con la dottoressa Ricottini e il dottor Salvi. Incontriamo Giulia Giannotti, che è una dei nostri tutor e assistenti alla scuola del Centro Studio Osteopatia. Buonasera. Giulia, tu sei rientrata da Milano quando? Sono rientrata da poche settimane, c'è stato il convegno, un congresso a Milano del SISC, un congresso che si tiene tutti gli anni da parte dei neurologi nazionali, un congresso in cui vengono diciamo, rielaborate, ricontrollate e diciamo, unite tutte le forze della neurologia e messe diciamo, insieme per essere comunque confrontate. La nostra partecipazione è stata una partecipazione molto particolare perché abbiamo presentato un lavoro osteopatico. È stata una delle prime esperienze in questo campo. Tra l'altro al congresso è stata proprio l'unico lavoro presentato osteopatico. Ci sono stati altri lavori particolari, ma a livello osteopatico è stato solo il nostro. E questo è stato molto interessante perché abbiamo visto comunque un interesse, cioè un inizio di apertura da parte del mondo medico e neurologico in questo caso a queste nuove pratiche che vengono dette non convenzionali ma molto attuali e anche appunto molto fattive, molto diciamo che determinano una grossa fattività anche in campo neurologico. Che cosa è stata la presentazione orale? Cosa vuol dire in un convegno la presentazione orale rispetto a un poster o rispetto a un'altra presentazione? Vuol dire molto, perché vuol dire un confronto stesso con le figure mediche che sono presenti nel congresso, vuol dire domande e risposte, quindi ma di tutto il mondo neurologico, mentre col poster si ha un confronto solo con una commissione che chiede qualche informazione nel rappresentazione orale, c'è cioè proprio un botta risposta e proprio questo secondo me, secondo noi, secondo tutto il gruppo di ricerca che mi ha accompagnato è proprio la cosa fondamentale di queste esperienze, proprio perché ci si può confrontare in questo modo. Ma tu questo lavoro l'avete iniziato quando eri ancora una studentessa della scuola? Sì, ero studentessa, ero all'ultimo anno di osteopatia, è stato un mio lavoro per la tesi. E ho avuto la fortuna di poter mettere in pratica l'osteopatia su pazienti neurologici con emicrania senza aura e ho avuto dei grossi risultati, una grossa risposta e motivo per cui la mia tesi è stata presentata in vari congressi, appunto l'ultimo questo del SISC. È una grossi risultati e quindi una grossa apertura appunto da parte del mondo medico. Ti saresti aspettato una cosa di questo genere da studentessa di una scuola di osteopatia ancora non riconosciuta che però comunque fa una presentazione orale all'interno di un congresso? Assolutamente no. Altri congressi a cui ho partecipato erano congressi in ambito proprio osteopatico, sono stati emozionantissimi ma ero nel mio ambito. Questo è stato proprio la novità e tutto avrei immaginato fuorché questo, soprattutto in un campo proprio neurologico che sembra apparentemente più lontano dall'osteopatia, invece pare che si sia avvicinato. È stata una richiesta proprio del SISC, quindi è stato contento, molto contenta. Sì. Complimenti. Grazie. Buona continuazione. Grazie a voi e alla scuola che mi ha dato questa possibilità, soprattutto. Alla prossima. Alla prossima.